anche a questo, perché con le fotografie che noi facciamo quando, prima di estrarre i denti, andiamo sempre qua su Exocad Expert, andiamo su fotografie, ti faccio vedere quello che si può fare. Si può fare, vediamo qua. Andiamo se no sull'altro gruppo che non vedo, Expert 5%. Questo è un gruppo ancora ristretto dove ci sono i top 5% dei migliori designer. Okay. Infatti qua ce ne sono 1.700, non 31.000. Okay. Qua ci sono ancora i migliori, dei migliori dei migliori. Andiamo a vedere sui membri. Ok, io sono tra i moderatori. Admin, sì. Brava, non volevo fare pubblicità. Chi sono questi? Questi sono quelli con cui stiamo facendo gli studi di telemedicina. Ok, inviamo in giro nel mondo. Come? Ok, stiamo facendo. Ora devo andare qua, devo andare in India, devo andare a Timisoara. Questo è Sibiu. Ok, questo no, cioè, è giapponese addirittura questo. Ok. Siamo un gruppo internazionale che ci stiamo facendo l'invio dati con scanner facciale, eccetera. E stiamo facendo poi, li avete visti i video che stiamo facendo, linea, stiamo facendo vedere alla comunità scientifica la possibilità di utilizzare designer che stanno dall'altra parte del mondo, okay? Che sono quelli che stanno facendo le cose più sperimentali, più avanzate. Perché in futuro è possibile caricare il paziente digitalizzato, faccia. Impronte scannerizzate, le carico in cloud. Lui apre tutto sul software, carica, fa il progetto e me lo manda indietro. Io clicco e stampo. Questo apre una crepa a livello mondiale, a livello del mercato industriale delle macchine, a livello dei prezzi, perché si ha anche un abbattimento dei prezzi, un incremento anche della qualità. Perché io posso lavorare in equipe, fare l'intervento prima ancora di farlo con un'equipe francese, spagnola, americana. Facciamo l'intervento, poi apriamo, tic, e monti. Riduzione dei tempi, sono tanti i vantaggi. Ma succede che posso anche piazzare a Milano un fresatore, che se si rompe una ruota ti mando il file o lo sportello della macchina che abbiamo fatto, il file, quindi aggiro le leggi. Noi siamo fuori comunità europea, non posso mandare denti in Italia, ma posso mandare il file del progetto e tu te lo fresi. Chi me l'ha data l'idea? L'esercito americano. Loro cosa fanno? Nei territori caldi, con i paracaduti, portano giù anche le stampanti già e hanno le librerie dei pezzi delle armi. Se la ristampano, si rinceppa una cosa, non aspettano che gli arriva da Boston il carico col pezzo dell'M16. Se lo stampano, lo aggiustano e lo mettono. Hanno quelle stampanti che abbiamo noi qua di fianco, che stampano dal metallo con laser e in 5 ore c'è il pezzo. Ma è già così? Sì, Cioè, sì, ipotesi. sì, sì. Noi siamo qua, facciamo dei lavori, abbiamo un problema. Mandiamo i Possiamo andare a Milano, file possiamo e ci andare a Milano. sarà Balzano. Che... Tac. Ok, noi stiamo già proiettati alla telemedicina e quello che apre, le possibilità che apre. La telemedicina, perché la esploro? Perché non ci dormo la notte quando penso ai problemi dopo le cure, all'aftercare. La soluzione è la telemedicina. Allora, per forza di cose, per necessità, mi sono ritrovato a ruzzolare dentro la tana della telemedicina. Mi ha appassionato tanto la cosa, ho iniziato a viaggiare, a cercare, a creare il gruppo, a creare le connessioni. E ogni volta mi aspettano che vado per vedere e accendiamo. È arrivato un ragazzo da Londra questi giorni qua, Livio, ha visto quello che è il progetto, lui vuole lavorare a questo progetto. È venuto qua e lui sarà una star che è la connessione nostra del laboratorio con tutti gli altri. Queste cose che facciamo le registriamo, certo che le registriamo perché le dobbiamo spettacolarizzare per la comunità scientifica. E la comunità scientifica è tutta con gli occhi così, ci sta guardando, vede le cose che pubblichiamo, cioè, e cosa succede? Che i migliori ne vogliono far parte. E ti attrai come un magnete i migliori, le menti, che vogliono giocare con i migliori. È quello che quando noi costruivamo la squadra qui giù, facevamo in maniera tale che ci fossero i migliori materiali, le migliori condizioni, le
migliori pazienti, ok? Non prenderlo questo paziente se ritieni che non abbia capito il trattamento, perché si senti soddisfatta, ti senti soddisfatta a giocare con i migliori in campo. E questo chi me l'ha insegnato? Steve Jobs. Lui diceva questo, e quando tu metti i migliori a giocare con i migliori, succede una cosa straordinaria che gli piace, perché non capita tutti i giorni di avere una squadra dei migliori. Io sono il migliore, ma anche Eugenio è il migliore, Vasile è il migliore, Inge è la migliore, Jana è straordinaria, Lefko è straordinario, Vadim che si occupa della burocrazia, bravo, Oleg è bravo, quella piccoletta è brava, Michela è brava. So, tutti, voi rendetevene conto, tra di voi siete molto simili, come noi siamo molto simili. Siete pazienti mediamente più istruiti, ok? Siete pazienti che si informano, non siete stati tirati al bar per la giacchetta, venite a curare da lui e lui si prende il 15% perché ha reclutato un paziente. Quelle sono le reti commerciali che nella sanità non funzionano. Uno deve trovare. Allora, se tu ti esponi e fai vedere che sei il migliore, ti arrivano a contattare chi sono i migliori, sono loro che ti arrivano a te. Se tu ti nascondi e non lo freghi, perché chi fa le ricerche 6 mesi, 1 anno, 2 anni, capisce se lo stai fregando o no. Per questo noi facciamo informazione anche sul gruppo, perché vogliamo entrare in contatto solo con persone che ca hanno capito e hanno studiato. Se no ci arriva che cosa? Un vespaio in clinica. Persone che non sono istruite significa persone che non capiscono che gli stai dando, che ne so, il formaggio fatto qua, non gli stai dando una cosa che ha la forma di formaggio. Ok? Se io voglio mangiare, lo diceva loro, se la pizza, Caruso, è buona pizza, Pizza Mania non c'ha la pizza, c'ha la forma della pizza. Quelli non sono denti, c'hanno la forma di denti. Ma se io voglio denti, c'è bisogno dall'altro lato una persona che capisce. La cosa migliore è dare le informazioni. La cosa migliore è pubblicare la qualità che facciamo. Se noi facciamo vedere nella comunità quello che facciamo, abbiamo l'opportunità di crescere ancora di più e attirare come magneti. Chi lo fa, in pochi lo stanno facendo. E quindi questo è un momento storico dove è facile entrare in contatto con i migliori, perché sono nati da poco i gruppi nella comunità social. Facebook non è un giocattolo, ti permette di entrare in contatto, venire trovato dai migliori che non passano oggi tutti su questo marciapiede qua davanti. Ma sono uno qua, uno di là, uno dall'altra parte del mondo. Ed è gente che in maniera attiva cerca, che è appassionata, che di notte sta con lo smartphone in mano e si cerca le cose. Poi vede quello e si ferma e dice, wow, là, poi ti inizia a seguire, ti approfondisce. Vengono loro a trovarci, oppure vado io a cercarli, creare le connessioni, per quello vedete che sono sempre in giro per il mondo, non vado a farmi le vacanze. Ho paura ogni volta che mi prendo un aereo. Ormai ho fatto quasi 3 volte il giro del mondo, statisticamente sono lì. Questa è la telemedicina. La telemedicina significa cooperare in cloud. Il software che ci permette di cooperare in cloud è Dental Share. Immagini. Dental Share. Io posso condividere il progetto, questo è come se fosse la BMW, il progetto della BMW da stampare. Se devi andare, vai. Vai tranquillo. Quello è il progetto della BMW, ok? È importante che l'ho fatto io il progetto. No, il progetto lo può fare anche un progettista che fa da mattina a sera solo progetti, che sta magari in spiaggia a Miami. L'importante è che me lo mandi entro 24 ore quel progetto. Cosa faccio? Lo stampo subito definitivo? No, faccio una prova. Se ho modifiche da fare, taglio una parrucca. Quindi, poi quando la parrucca è ok, scannerizzo la parrucca, ok, manda in stampa questo. Lavorare in cloud significa utilizzare anni e anni di esperienza rispetto magari che usare solo la tua di esperienza. Si chiama questa collaborazione. Quando tu collabori, cioè magari i miei anni di esperienza, quello che io non è che ho fatto questo perché sono un genio, sono andato sempre da chi aveva già fatto le cose, risparmio 20 anni, vado da Zoltan, ne ho accumulati altri 30, vado da un altro che ha visto, che ha lavorato con altri 30 dentisti, ha visto cosa funziona, cosa no, ha fatto, guarda, fai questo, mi dici.
E lui, ho risparmiato tempo. Se devo andare a farmi tutti i corsi del mondo a pagamento, mi faccio un'indigestione di pubblicità farmaceutiche, case farmaceutiche che pagano. Io vado dai tecnici, che sono quelli che vedono i casini, le rotture, cosa funziona e cosa no. Perché chi me l'ha insegnato questo? Moldavia. Pratica, bate, grammatica. Perché la grammatica delle volte è sponsorizzata. Io vado da chi vede e fa le riparazioni e mi dice: guarda, chi te l'ha insegnato questo? Lui, dove? In Nicaragua. Ho risolto tutti i casi, a quando ho fatto quello non ho più avuto problemi. Poi vado a vedere, sì, è vero, funziona. Tu che dici? Sì, anch'io ho fatto la stessa cosa. Vedi che torna, va riscritta la Bibbia. Va, okay? Perché alcune cose che dicono, che pubblicizzano, sono o bolle o speculazione, oppure push economico per vendere degli scanner, delle cose. Devi fare molta molta attenzione. La prima cosa, chiacchierata che io ho fatto con loro sotto, è stata: allora, dividiamo sempre ciò che è pubblicità da ciò che realmente funziona. Perché siamo noi a caricarci ogni mese di tutti questi probabili pazienti che possono avere problemi. Quindi ci serve cose pratiche che funzionano, cose sicure. Questo è il software che utilizziamo per entrare in contatto con me. E noi cosa fare? Io sarò in giro per il mondo, in India per esempio, oppure sarò a Manchester, oppure sarò, che ne so, a Francoforte, oppure a Madrid. Ricevo i file e farò la parte di quello che non sa le cose. Cioè, sto girando il mondo per capire come diventare bravo e fare i progetti. Che faccio? Vado dai migliori, dal top. Loro montano tutti i video e seguono la storia, perché la cosa va imbastita anche con una storiella da raccontare, simpatica, che la comunità segue. Okay? Però dentro lanci il messaggio, fai vedere: guarda come l'abbiamo risolto. Loro iniziano a accendere la lampadina e dico: cavolo, ma lo posso fare anch'io? Posso usare questo software, oppure ne puoi usare un altro, ne svilupperanno, ora è questo, tra 10 anni è un altro. Però apre delle implicazioni, cioè ha delle implicazioni secondo cui nel mondo rimarranno grossi centri di produzione, tanti centri di assistenza. Chi ha tanta esperienza accumulata, vantaggi fiscali, si trova a lavorare in equipe invece che essere monoprofessionale, può fare lavorare in cluster solo su un tipo di trattamento. Noi facciamo solo cose complesse. Lo possiamo fare? Qua ci conviene farlo, il paziente arriva, è d'obbligo fare ricerca. La ricerca scientifica è quello che sto facendo io. Studio, andare, vedere, chiedere, sviluppare, innovare, che è quello che dovrebbe fare ogni Stato. Okay? Fare ricerca significa essere, rispetto a tutte le altre nazioni, gap e vantaggio competitivo. E rimani sempre in vantaggio. La ricerca è fondamentale. Se io non avessi fatto i viaggi, le ricerche, non saremmo competitivi, starei facendo plastica convessa, concava. Okay? Curiosità, loro sono molto curiosi. Quando noi prendiamo gente nuova, guardiamo negli occhi se è curioso o non è curioso questo. È uno che viene per lo stipendio o è uno che vuole indagare? Oggi ero con Fania, per esempio, c'è un paziente che ha una lama di coltello. Ho detto: ok, qua facciamo i superior stay, facciamo i corsi con questo. È rimasto così a pensare: ok, stampiamo il modellino e vediamo che validiamo. Quello ora me lo porta a Padova, domani dove vado? Faccio produrre una placca lì, una in Belgio e una la produciamo noi. E poi vediamo le discrepanze, come loro l'hanno risolto, come noi. Lui nel frattempo ora si studia la bibliografia, va a fare indagini e compriamo gli articoli e vediamo tutta la retrospettiva, cosa è funzionato, non è funzionato e come l'avevano risolto. Poi andiamo a capire cosa non funziona, crash test. Dopo un anno hai fatto comunque cose che non si fanno da nessun'altra parte. Però in quella bocca non si può fare niente. Se la paziente è d'accordo, tagliamo e facciamo quello che hanno fatto in pochi altri nel mondo. Se non funziona, svita. Ok, abbiamo giocato, chiuso. Alternativa, non si poteva fare nulla. Il paziente però viene informato prima, ma lo facciamo con chi l'ha già fatto prima. Ok, le mani saranno i progettisti, gente che già l'ha fatta in altre parti del mondo. Le faremo col digitale, le placche, stiamo parlando super ST, che sono quegli impianti personalizzati in casi non convenzionali. Casi convenzionali usi impianti convenzionali, quelli cilindrici. Casi non convenzionali, per esempio, perdo parte della, devo fare una placca che sa vita, dal quale poi escono i perni, dal quale poi si montano i denti. Non posso usare più i perni perché non c'è osso. Quella va studiata col. Ok?
con un grafico 3D, che è quello che ci è arrivato da Londra, che ha già fatto questi lavori. Quando lui ha visto quello che stavamo facendo, ha detto, è lì che devo andare. Non l'ho cercato io. È venuto lui, perché se io non avessi pubblicato le intenzioni, i video, eccetera, mesi fa lì, non ci avrebbe trovato. Se, ma perché ho pubblicato? Perché c'è la curiosità, la voglia, la spinta interna. Se ti manca quella, nessuno ti viene a bussare alla porta perché non ti vedono, non ti trovano. È il stesso discorso delle informazioni. Più informazioni tu dai, più ti esponi a essere trovato. E questo ci permette di andare a produrre, ma anche a creare dei centri di digitalizzazione ovunque. E creare, possiamo anche creare, tu pensa, possono essere, il futuro può essere centri di produzione che danno poi semi lavorato all'odontotecnico, che è una parte intermediaria che dà al dentista, oppure il dentista scannerizza, centro produzione, carica in cloud il team outsourcing di designer che produce il design al centro produzione che fresa e dà al dentista. Si rompe qualcosa, il dentista ha un'altra macchinetta fresatore più piccolo, scannerizza e stampa il pezzo, oppure si fa mandare dal centro fresaggio il file che riproduce e monta in bocca. Viene bypassato l'odontotecnico, significa riduzione di costo. Riduzione. Più il dentista e basta. Io quello che vedo in futuro, vedo che l'odontotecnico fa più un lavoro di impostazione del lavoro e di lucidatura del lavoro, rifinitura. Poi c'è il progettista che fa tutta la parte digitale, che sono designer industriali fondamentalmente. Che fai vasi, che fai questo col computer, o che disegni questo, disegni la struttura, cambia il software, però i comandi sono sempre quelli, mirroring, rispecchia, gonfia, scava, sono quelli i comandi. Quello che c'è difficoltà a trovare i designer, non c'è nessuna università che già sta insegnando queste cose, questa è roba che vi sto facendo vedere io, che se avete uno nella vostra città, un dentista vostro, fate una ricerca. Se lo trovate uno che fa queste cose, ditemelo. Cioè, vi sto facendo vedere cose che fra 3 anni, 5 anni saranno la norma, ok? La regola. Però siete in uno stato qua dove si fa ricerca, dove abbiamo investito molto in sviluppo e ricerca, dove siamo avanti, sempre un passo avanti. E il passo avanti è questo, è digitale. Non viene insegnato nelle università, ci sono alcuni corsi privati che lo fanno, Kiev, ci sono a Mosca, ok, Bechmag, come avete visto l'anno scorso ero lì a Mosca per esempio, loro ci hanno, insegnano Exocad, se io ci avessi figli gli manderei a un corso di questo, designing dentale, perché è un settore dove c'è già tanta richiesta, noi abbiamo difficoltà a trovarli, li dobbiamo formare noi, li mandiamo ai corsi, cioè, ma non ci sono sulla piazza. Non ci sono. Stanno facendo appena adesso tutti i tutorial, addirittura le case software stanno sviluppando i tutorial per insegnare, quelli ufficiali, figurati. Tutti i corsi che ci sono tutti corsi non ufficiali per imparare a usare i software, perché la tecnologia è andata talmente veloce, in un lasso di tempo breve, che c'è difficoltà. C'è difficoltà, ci sono molti early adopter che stanno adottando inizialmente, in stadio iniziale, la tecnologia, ok? Noi siamo anche tra quelli che pionieri, stiamo adottando anche gli scanner facciali, ora mi arriverà un altro scanner facciale della Faro che ha una tecnologia ancora diversa dall'altra e faremo anche i confronti tra i vari scanner misurando le differenze tra una scansione fatta con quello e uno con questo, quanto è un millimetro di discrepanza, questo 3, ok, questa tecnologia è meglio. Sander Polanco, Los Angeles, eravamo una stanza proprio con la Exocad, eravamo chiusi in quella stanza proprio a vedere un nuovo scanner facciale che ha una tecnologia diversa, che non è né laser né infrarossi, è tipo blu-red, una roba del genere, che fa la rilevazione proprio anche dei denti allo stesso tempo. Un'altra invece che addirittura ti prende anche non solo una fotografia, perché è una foto statica la scansione del viso, questo riesce addirittura a rilevare i movimenti, a scannerizzare, che è quello che serve a noi, perché invece abbiamo una cosa da scannerizzare, il viso, che se io sorrido,
La pelle qua mi si sposta. E se io mi prendo dei reperi, faccio due puntini qua, faccio la scannerizzazione così, oppure a riposo, c'è una discrepanza di 3 mm tra il punto qua fotografato e quando sorrido. Ok, questi sono i gap che stanno cercando di superare. Allora incrocio i dati con l'attack 3D, che è quella almeno è fissa. Ok, loro, le case stanno andando a cercare i pionieri, ok, per chiarirsi anche loro le idee. Per esempio, il team Exocad, per esempio, eravamo lì in quella stanza con Sander Polanco. Io volevo sentire e mi sono reso conto lì che è veramente fantascienza. Perché anche chi sta creando i software ha bisogno di sentire l'opinione di chi sta facendo i test per capire in che direzione sviluppare il software. E fanno delle conference con tutti i vari pionieri, che anche loro dove che li trovano? Su internet. Fanno delle private room di un'ora dove loro fanno il pitch e espongono quella che è la tecnologia e lo studio che hanno fatto e loro cercano di capire. Ok. Materiali per gli impianti, però Ma quello rimangono quelli. ormai è già stato scoperto tutto. La tendenza è per quello, ero in Rimane Germania, quello. IDS, lo show più grande che c'è al mondo. Tutto era il 40-50% della fiera erano tutte nuove stampanti. Stampa dei materiali, stampa 3D dei materiali, che è la nuova rivoluzione industriale. Significa, è un sconvolgimento, perché se io mi posso stampare la scarpa, capisci qual è la rivoluzione Stampano le industriale? case. Siamo di fronte alla scomparsa di alcuni mestieri, all'accentramento della produzione di alcune cose, ok? Non è crisi, io ci ho fatto un film su questo proprio, che non è crisi, ma è rivoluzione. Che se non sei pronto ti estingui, cioè rischi di essere quello che non ha capito in che direzione va. Chi capisce in che direzione va? Il Livio che viene da Londra qua. Quello che non c'ha voglia di si estingue perché ci sarà un nuovo meccanismo di produzione dei servizi che non prevede te, cioè non ci sei tu lì, ma non è crisi. Tecnologia Cambiamento. significa Tecnologia non è fare mai crisi, molto con come. poco dove ci sono. Quando dicono, io ora mi sono reso conto perché il mondo va sempre verso di più, dove in pochi hanno tanto e molti hanno poco. Per quale motivo? Perché non c'è la formazione, la forma mentis. Quindi le persone non sono imparate, diciamo, non sono addestrate a cogliere il cambiamento. Se non Non si è addestrato, solo per quello. purtroppo Sono o dipendenti, diffidenti, eccetera. E allora quello che succede è certo. che rimani, diventi non competitivo. Diventi. Chi è invece addestrato a cogliere il cambiamento rimane competitivo, anzi è sempre lì sulla cresta perché ha delle informazioni che se le va a prendere le informazioni. Perché se aspetti che l'università mi avesse insegnato tutto questo,